Salve a tutti, con questo piccolo video lezione voglio spiegare la funzione e il funzionamento di Audacity. Questo programma funziona da eh, chiavetta e se si sposta questa cartella all'interno di una chiavetta funziona dal DVD come in questo caso, questo è tutto il contenuto del DVD presentato e quindi non c'è neanche bisogno. Di installarlo perché tutto il contenuto è all'interno della cartella del programma. Si sposta la cartella e il programma è disponibile. Quindi, in qualsiasi computer dove si lavora, si possono realizzare degli audio e degli appunti e delle micro audio lezioni da distribuire, memorizzare o archiviare. Basta cliccare su Audacity.exe e il programma parte. Ecco, questa è l'interfaccia, eh, io spiego solo l'aspetto più semplice, eccola qui, sembra un vecchio registratore. Eh, tasto rosso registra, eh, riproduci, pausa e stop. Vai all'inizio, vai alla fine. Qui c'è la regolazione del microfono e la riproduzione del volume. Semplicissimo. Basta cliccare il tasto rosso ed ecco che la traccia si produce. A. Ah, A. Ah, A. Ah. Può essere anche usato per la rieducazione questo programma, cosa che io anche ho anche utilizzato, ma a noi interessa perché ci permette di registrare delle lezioni. Fatto questo, io clicco pausa o stop a secondo di quello che voglio fare, e semplicemente andando in file, esporta come MP3 oppure la selezione, se io voglio selezionare una parte, portarne via solo una parte. Una volta che io chiedo al programma di esportare MP3. Decido dove lo chiamerò eh, guida Audacity, ecco, gli dico salva naturalmente. Il programma mi dice: Ma ce l'hai il codec per fare gli mp3? Visto che gli mp3 sono un formato compresso, io gli devo dire dove sono. Allora, siccome la prima volta poi basta, io Audacity ce l'ho nel DVD in questo caso che sto usando. Gli dico che il codec che sono le lame vedete le lame lame encoder eccole qua apri il programma a questo punto eh, sa dove andare a prendere il codec di compressione basta dire ok ed ecco che il mio programma eh, mi ha compresso il file audio questa operazione si fa una volta sola e poi dopo eh, il programma eh, sarà in grado di comprimere eh, ogni volta il, il, il file infatti guida audacity eccola qua fatta come eh, mp3 io ci clicco sopra e me ne ascolto ecco, ci ecco quindi computer, ci ho creato un mp3 questo mp3 è un file che può essere eh, tranquillamente eh, diffuso eh, riascoltato e eh, archiviato questa è la, cosa, è la cosa più importante quindi torno a dire audacity eh, funziona da chiavetta non ha bisogno di installazione ecco questo è un po' tutto è possibile fare anche eh, delle eh, sovra registrazioni, quindi continuare questa registrazione perché Audacity permette la multitraccia, fatta questa traccia che è questa qui che abbiamo fatto, io ne posso fare un'altra okay, questa è, 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 è la seconda è registrazione la, la, la può naturalmente devo eh, ok. fermare l'audio della prima e poi posso, eh, gli dico muto esco, e registro la seconda traccia ecco, questa è, è la seconda Senta. registrazione Vedete, permette un sacco di registrazioni io rendo mute le due e faccio la terza ecco a questo punto faccio l'altra adesso posso parlare e viene fuori la terza registrazione se io voglio aggiungere tutte queste tracce una dopo l'altra seleziono copio e incollo e riesco a ottenere la somma di una registrazione completa quindi nella versione più semplice c'è una registrazione di una traccia, una versione più complessa. Io posso metterne una dopo l'altra oppure fare tre registrazioni con tre nomi diversi. Ecco, questo è tutto e buona sperimentazione.